Questa sera a Nostv parliamo della stagione estiva bibionese dell'iniziativa Ridiamo il sorriso alla pianura padana e sarà nostro ospite Matteo Cappelletto, sindaco di Santino di Livenza. Questo e molto altro a TV. Buonasera e benvenuti a NoStv. Apriamo il telegiornale parlando di Jeslo, dove Amorino De Zotti in qualità di albergatore e cittadino... Ha inviato una missiva corredata di firme di vari cittadini al Ministro dell'Interno, Regione, Prefettura, Questura e varie autorità in merito alla situazione della Croce Rossa di Jesolo. Nel testo, in qualità di portavoce di numerosi cittadini e imprenditori, denuncia la pioggia di disdette di prenotazioni a cui gli operatori del turismo iesolani sono stati sottoposti a seguito del focolaio Covid-19 nella struttura. Riconosce poi la legittima e sacrosanta tutela dei diritti e degli interessi dei richiedenti asilo politico, proponendo però la chiusura della struttura e il ricollocamento degli stessi in altri siti adeguatamente preparati. Secondo il dossier spiagge 2020 di Lega Ambiente le nostre coste sono sempre meno libere, più soggette all'erosione costiera e aumenta il numero di quelle non balneabili a causa dell'inquinamento. Legambiente ha messo assieme i dati del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti di regioni e comuni e ha analizzato foto aeree per stilare una classifica dei primi dieci comuni costieri con la maggiore occupazione di spiagge in concessione, tra le quali figura anche Jesolo. Le notizie positive vengono dalla crescita di stabilimenti che puntano su un'offerta green, scegliendo di diventare plastic free, di investire sul solare, salvaguardare le dune, valorizzare prodotti a chilometro zero, prevedere spazi ad hoc per chi si muove in bici o con mezzi di mobilità elettrica. Il ministro dell'Interno ieri, a seguito di un'attività di indagine della Polizia di Stato, ha disposto l'immediata espulsione di tre stranieri perché considerati radicalizzati. Tra questi anche l'imam di una comunità islamica di San Donato di Piave. Ascoltiamo i dettagli nel prossimo servizio. L'accusa è di essere un islamista improntato al salafismo ortodosso attestato su posizioni radicali. Per questo il ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha disposto ieri l'espulsione di Abdel Muezz al-Aela, cinquantenne egiziano, imam dell'Associazione Culturale Islamica alla Pace di Sandona di Piave. Secondo il Viminale, l'uomo avrebbe avuto contatti con altri islamisti dediti ad attività criminali in altri stati europei, esprimendo posizioni integraliste nel corso di una orazione tenuta nella Moschea Salafita al nord di Berlino. L'indagine che ha portato all'espulsione dell'egiziano di altri due cittadini di nazionalità tunisina residenti in provincia di Come Bologna è stata condotta dalla Polizia di Stato. La notizia dell'espulsione ha sorpreso i componenti dell'Associazione Culturale La della Pace di San Donà, i quali hanno affermato che l'imam non aveva mai espresso posizioni intolleranti verso alcuna religione, compresa quella cristiana. Dalla comunità islamica si è preso che l'imam egiziano si sarebbe anche impegnato nell'organizzazione di una giornata di dialogo tra musulmani e cristiani. Oltre a promuovere tra gli aderenti alla comunità islamica un'iniziativa di raccolta fondi donata al comune di San Donato di Piave per l'emergenza sanitaria. La stagione estiva prosegue a Bibione sempre più ricca di eventi. Ascoltiamo il prossimo servizio. Sono più di 100 gli eventi per l'estate in corso che daranno vita ad una città che vuole allietare le giornate dei turisti che l'hanno scelta per le loro vacanze. Ben 21 spettacoli di varia natura si aggiungono agli oltre 80 già in calendario e che si svolgeranno da Bibione Pineta, Lido del Sole e Lido dei Pini, coinvolgendo in modo consistente l'isola pedonale che da alcune settimane è tale anche di giorno con l'apprezzamento dei turisti, sia pedoni che ciclisti. Dopo alcuni incontri con gli operatori e con la decisione finale del tavolo dell'organizzazione della destinazione turistica, l'amministrazione comunale si era assunta all'impegno di sostituire le transenne che delimitavano l'area pedonale con delle assenze arboree, di rinnovare le panchine e altri elementi di arredo e di aumentare le occasioni di svago intese come nuovi eventi da distribuire nelle varie zone di Bibione. L'organizzazione è avvenuta in maniera coordinata con le iniziative già programmate dai vari comitati locali e dalla Proloco, al fine di proporre un programma unitario di eventi e di animazione. Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana. È il nome dell'iniziativa regionale che assegna all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura il compito di fornire giovani piante forestali di specie autoctone ai comuni del Veneto. Fino al 15 ottobre al sito www.ridiamo il sorriso alla ogni cittadino può indicare i propri dati nel pannello della registrazione e scegliere le piante da ordinare. Ogni comune interessato potrà poi raccogliere le istanze dei propri cittadini e inviare l'ordine a Veneto Agricoltura, quindi organizzarsi in modo autonomo per il ritiro e la distribuzione delle piantine ai singoli cittadini richiedenti. La regione Veneto ha deciso di replicare sull'intero territorio della pianura Veneta un'iniziativa nata nel corso degli anni 2016-2017 da un gruppo di comuni della pianura Veneta meridionale che stanziarono una cifra nel proprio bilancio per l'acquisto di giovani alberi destinati ai cittadini che intendessero piantarli nel loro giardino. L'iniziativa ebbe successo e la grande partecipazione dei cittadini consentì l'impianto di 20.000 alberi. E' nostro ospite questa sera, a Nostv, Matteo Cappelletto, sindaco di Sanstino di Livenza. E buonasera Matteo, bentornato. Buonasera, buonasera, grazie a voi. Allora, innanzitutto vogliamo chiederti, eh, sappiamo che c'è stato un passo importante per Sanstino che ha approvato il PAESC. Eh, vuoi spiegare ai nostri telespettatori di cosa si tratta e perché è importante? Sì, beh questo è uno dei documenti più importanti, noi siamo orgogliosi insomma, di aver eh, approvato questo documento, essendo anche il secondo comune dopo San Donato e provincia di Venezia, siamo felici il fatto che questa cosa sia stata approvata con l'unanimità di tutti i consiglieri comunali. Che cos'è il Paes? Che il Paes che è la naturale evoluzione di quello che era il Paes, il piano l'energia sostenibile alla quale è stato aggiunto clima cioè tutte quelle misure azioni attività che possono essere messe in campo per mitigare per ridurre per affrontare tutti quelli che sono i cambiamenti climatici eh, impostando quindi tutti i sindaci che hanno aderito a questo patto dei sindaci le piccole comunità noi solitamente siamo portati a pensare che i cambiamenti climatici ovviamente siano conseguenza di grandi scelte o di grandi operazioni e sicuramente c'è un impatto rispetto alle scelte che eh, lo sviluppo economico, le attività sociali portano, ma poi per dare risposta e affrontare e mitigare tutti quelli che sono gli effetti sul clima eh, e, e delle nostre azioni, ovviamente passano soprattutto per tante piccole azioni che, eh, che dobbiamo portare avanti. Faccio un esempio, noi avevamo aderito all'obiettivo eh, di ridurre del 20% le emissioni. Di CO2 nel territorio entro il 2020, eh, siamo arrivati già eh, nel 2017 al 27%, di riduzione. Ci diamo come obiettivo con questo PASC di arrivare al 45%, che sembra un obiettivo ambizioso, ma grazie a delle scelte che può fare l'amministrazione pubblica, ovviamente, come l'incentivo all'utilizzo di, ehm, di nuove tecnologie. Attraverso l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici pubblici, scelte diciamo, significative dal punto di vista dell'efficientamento energetico, c'è poi una fetta grossa invece di questo lavoro che viene fatta dai singoli cittadini che, attraverso le loro scelte private, eh, dalla, eh, dalle attività di coibentazione degli immobili al cambio del parco auto, a tutta una serie di piccole scelte che quotidianamente siamo chiamati tutti a fare. Eh, poi portano questi grandi risultati e l'idea e l'obiettivo che fa guida rispetto a quelle che sono le indicazioni europee è proprio questo, che tante piccole comunità locali fanno ognuna il loro lavoro in maniera semplice, misurandolo proprio sulla concretezza della quotidianità, fa sì che poi a livello globale questo abbia delle ricadute molto significative e molto pesanti. E quindi questo è, come dicevo, un, ehm, un risultato, un piano. E forse adesso non è ancora percepito, diciamo, dalla parte dell'opinione pubblica come un tema così eh, rilevante. Non so un, eh, come potrei spiegare meglio, però sarà una delle scelte che, nel lungo periodo, lo vediamo con i ragazzi dei tanti movimenti che sono nati nel corso del 2019, nel corso del 2020: un lavoro importante che va fatto con le scuole, lo vediamo su tutti i temi della gestione del rifiuto, della riduzione del rifiuto, della del riutilizzo dei rifiuti, sono tutte azioni che in prospettiva daranno dei risultati importanti, per cui questo piano fa la foto di quello che è il territorio, impegna l'amministrazione, i cittadini a lavorare per arrivare a quegli obiettivi che ci siano dati, c'è poi un monitoraggio costante che viene fatto sulle singole, sulle singole azioni, il lavoro importante sarà quello proprio di dare comunicazione di tutto questo e quindi di quanto è importante sia questo lavoro, creare sempre più una sensibilità tra la cittadinanza, tra la comunità, che deve essere in grado di, da un lato, di mitigare con le proprie azioni quello che causa e quello che provoca ognuno quel proprio piccolo eh, pezzo di impatto ambientale, ma soprattutto eh, deve anche essere in grado di diventare una comunità resiliente, cioè in grado di adattarsi a quelli che sono i cambiamenti climatici, quindi capire che determinati modi di vivere o stili di vita o di azioni quotidiane eh, sono conseguenza dei piccoli gesti di ognuno di noi e quindi riuscire ad adattare i propri comportamenti con un obiettivo più grande che è quello che riguarda il nostro comune e così di conseguenza tutti gli altri tant'è che noi poi chiudo siamo comune capofila e abbiamo avuto comunicazione del finanziamento da parte della regione di un progetto che prevede la realizzazione di un PAISC quindi di un piano per energia sostenibile del clima a livello mandamentale, mandamentale che tenga assieme tutti i comuni del Veneto orientale, perché eh, lo capiamo tutti benissimo: eh, queste azioni hanno senso se tutta una comunità, una fetta grossa, quindi un impatto di 220-230 mila abitanti che si impegnano attraverso le amministrazioni pubbliche e le proprie eh, attività private a raggiungere risultati, fa sì di, di migliorare la vita nel territorio e eh, di prospettiva di tutto il pianeta. Certo, poi c'è anche un altro passaggio importante che voi avete fatto a livello comunale, che è quello dell'assestamento di bilancio, eh, che prevede lo stanziamento di alcuni fondi, ecco, mh, chiaramente a seguito anche de della pandemia, della crisi che abbiamo avuto, in qualche misura abbiamo. Di cosa si tratta? Sì, eh, noi nell'ultimo consiglio che si è svolto la scorsa settimana abbiamo approvato il cosiddetto assestamento di bilancio, che fa il punto sulla situazione generale del bilancio e noi abbiamo preso atto che da una stima fatta in questi giorni, insomma, che aggiorna un po' le considerazioni che abbiamo fatto anche insieme qualche settimana fa, siamo attorno ai 600 euro come minori entrate che il Comune ha in conseguenza ovviamente eh, dei mesi di lockdown e di tutte le conseguenze economiche che questo sta avendo e non potranno che eh, probabilmente farsi sentire ancora di più nei prossimi mesi. A fronte di tutto questo comunque è stato avviato in questa settimane un lavoro importante con i capigruppo consigliari per condividerlo insomma perché crediamo che la politica e chi si impegna per la cosa pubblica, soprattutto in fasi come queste, al di là delle singole posizioni, eh, debba poi lavorare per un interesse più generale e abbiamo provato ad agli atto. E il fatto che l'assestamento sia stato approvato in maniera unanime, credo ne sia una buona testimonianza. Sono stati stanziati quasi 200.000 euro per vari interventi, una tranche di 68.500 euro che riguarda. Eh, l'annullamento, di fatto l'esenzione eh, dal pagamento per tre mesi della tariffa sui rifiuti per quelle aziende che sono rimaste chiuse dal lockdown. Sono stati istituiti due fondi, uno di 60.000 euro. Eh, per quanto riguarda il mondo dell'impresa, del lavoro autonomo e 40.000 euro, per quanto riguarda i singoli cittadini e le famiglie. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che NOS TV è disponibile su YouTube, Facebook, Instagram e su Il 13TV, digitando 13 o 605 sul vostro telecomando. Vi ringraziamo per averci seguito. Arrivederci.